Ma buonasera, amici criptoinvestitori, e ben ritrovati a tutti quanti. Allora, penso che sia partita la diretta, io non vedo lo stream, ma do per scontato di sì, ultimamente mi impazzisce ogni 2x3. In ogni caso, nostro solito appuntamento, stavolta senza ospiti, anche se mi ha fatto piacere che abbiate apprezzato l'ultima chiacchierata con Riccardo riguardo sicurezza e privacy su Bitcoin, tema un po' particolare perché di fatto non è per tutti, me ne rendo conto, anche se penso che dovrebbe esserlo. È estremamente importante parlare di certe cose, quindi io cerco, come sapete, di renderle il più fruibili possibile a più persone possibile, dette in parole povere, portando persone esperte e persone capaci che vi dicono un po' la loro opinione. Oggi invece torniamo ai nostri cari e vecchi grafici, che lo so che vi sono mancati. Alla fine, anche l'ultima volta parlavamo di temi super interessanti, ma cosa mi avete chiesto? Oh, ma uno sguardino al grafico di Bitcoin ce lo diamo. No, no, era una live tematica. Oggi invece torniamo appunto alla normalità, anche perché qualcosa da dire ce l'abbiamo. Di fatto, Bitcoin, come state vedendo sul grafico che ho lasciato qua dietro in background, ha dato una bella botta di reni, ha dato un bel colpo che sembra aver di fatto terminato quella fase di ritracciamento che l'ha caratterizzato per l'ultimo mese. Ok, gli ultimi giorni invece hanno riconquistato l'ultimo blocco. Vi ricordate il discorso dei blocchi che abbiamo fatto? Oggi ovviamente lo rifacciamo, ma l'ultimo blocco sembra di fatto essere stato ripreso. Questo marca la fine del ritracciamento, ipotetica, la chiusura della mia copertura short e addirittura la possibilità di cercare dei setup long. Tutti questi dettagli li vediamo chiaramente quando facciamo l'analisi dei grafici, quindi nella seconda metà del live andiamo a vedere uno a uno tutti i grafici, non solo di Bitcoin, perché anche le altcoin sono belle cariche. Non so se ci avete fatto caso, ma stanno facendo numeri da volare via alcune, e quindi vale la pena appunto osservarle e andiamo a vedere eventuali possibili posizioni che si possono prendere, insomma come mi sto muovendo io e così via. Mi raccomando, anche voi vi voglio belli sul pezzo, belli carichi, chiedete tutto quello che vi viene in mente. Se avete domande, fatele. Io inizio facendo una domanda a voi, anche per gli amici che ci seguiranno su YouTube in differita. Secondo voi il ritracciamento è finito oppure no? Questa parvenza di rialzo che sta avendo significa che andremo presto a trovare nuovi massimi di nuovo in price discovery, o magari lateralizzeremo adesso a lungo, faremo un mega range, oppure continueremo a ritracciare? Mi raccomando, ditemi la vostra opinione che così ci confrontiamo. Io nel frattempo inizio buttandovi lì un paio di news, che così intanto vediamo se, cioè, vi faccio arrivare un po' alla volta. Oggi sono stato forse addirittura più puntuale del solito. Comunque, ho selezionato una news su Cardano, che altrimenti mi dite che faccio later e non ne parlo mai. Di fatto non sono un fan di Cardano, questo lo sapete, però insomma un po' di notizie ve le porto perché di fatto è molto chiacchierata e molto di interesse. È stato applicato un aggiornamento molto importante sulla testnet di Cardano. Questo aggiornamento si chiama Mary, dal quadro Mary di Mary il ritratto di Mary Shelley, e sostanzialmente questo upgrade permette la creazione di altri asset sulla chain, quindi un po' come i token ERC20 su Ethereum. Beh, era ora, oserei dire, ma oggi cerco di non fare later. In ogni caso, questo significa che è quasi pronta ad andare in produzione, perché il portare questo aggiornamento sulla testnet ha proprio lo scopo di fare gli ultimi test per poi metterlo in produzione. Tutti si aspettano grandi cose da Cardano quest'anno, tra gli smart contract, tra appunto la possibilità di renderla una chain multi-asset, e finalmente si rende competitiva, se dovesse funzionare, andare tutto bene, con i suoi competitor Ethereum, quello in arrivo Polkadot, insomma, se ne vedranno delle belle. Poi c'è Zillica, ce ne sono tante, Errond. Molti di voi, tra l'altro, mi hanno chiesto:
come mai non fai un video comparativo di tutte le varie blockchain alternative? La risposta principale è perché innanzitutto non ho ancora le competenze per farlo, nel senso non sono abbastanza informato, io lo ammetto, non conosco bene Zillica, non conosco bene Errond, non conosco benissimo Cardano, l'ho seguito un po' ma ammetto di non conoscerla troppo bene, però magari si potrebbe approfondire se vi interessa le varie blockchain e andare a vedere pro e contro di ciascuna di esse. Non lo so, mi direte voi. Poi, Alfa Omora, perché ve l'ho fatto vedere? Ah, boh, forse è giusto per farvelo vedere. Ultimamente molti mi avete chiesto anche di Alfa, come mai ha fatto questi numeri, che in effetti, se guardate il grafico di Alfa, è impressionante, cioè guardate che roba, è la definizione di iperestensione, cioè se cercate iperestensione sul dizionario del trading trovate questo grafico, è intoccabile, mi raccomando, non mettetevi adesso ad aprire posizioni su Alfa perché altrimenti vi vengo a cercare, lo giuro. In ogni caso, al di là del grafico stesso, che di fatto è parecchio esteso, la piattaforma è molto interessante, io è da tanto che ve ne parlo, anche a costo di diventare noioso, di risultare noioso. È una piattaforma di farming in leva, il che significa che si appoggia ad altre piattaforme e permette di farmare su di esse, Curve, SushiSwap, Uniswap, Balancer, eccetera, applicando una leva, ok? Quindi prendendo in prestito liquidità. La cosa figa di Alfa Omora è che di fatto lei cosa fa? Offre anche la piattaforma per dare prestiti, quindi mette insieme queste due cose. Crea domanda per prestiti con la sua possibilità di fare yield farming in leva. E poi cosa fa? Ti permette di offrire liquidità e dare prestiti. Quindi è quasi la parte più interessante quella del Learn al momento, anche perché per aprire posizioni di yield farming in leva, io vi invito a provarci se volete, ci sono delle gas fees che fanno impressione, sono spaventose. Appena le vedete scappate, secondo me, di corsa. Io avevo provato per curiosità, ho detto, sa, mettiamoci qualcosina, era, non scherzo, qualcosa come $450 di fee, non sto scherzando, eh. Poi magari avevo sbagliato qualcosa, avevo settato un gas price troppo alto, però era $450 di gas fee per una transazione di deposito su Alfa Omora. Vabbè, lasciamo stare. In ogni caso Learn, che invece ha degli smart contract meno complessi e permette di pagare fee sempre alte, perché Ethereum al momento è così, però molto meno alte rispetto a quelle del prodotto in sé, e permette di ottenere dei rendimenti tutto sommato interessanti, perché guardate, su USDC abbiamo il 32%, su USDT il 32%, su DAI il 32%, quindi siamo sempre lì, su Ether vabbè il 4%, perché probabilmente c'è meno domanda. La domanda si vede proprio da qui, guardate, utilization, quindi quanta di questa liquidità messa in prestito è utilizzata, 25 milioni su 25 milioni e mezzo, cioè il 99% è di fatto utilizzata. Molto interessante come cosa, e credo che avrà molta strada da fare, che crescerà parecchio, vale la pena considerarla qualora, ahimè, o si disponga di capitali enormi, oppure nel caso in cui le fee su Ethereum dovessero calare. Purtroppo è sempre un grosso grosso limite questo, ecco. Comunque niente, vi volevo solo ricordare che esiste, e attenzione alle gas fees, perché spesso mi chiedete, ma come mai non usi Yearn, ma come mai non, nel video che ho fatto sul come investire i 10.000, ma come mai non ci metti dentro Yearn? Ha voglia, di 10.000 ne spendi 1.000 in fee e ciao, hai già fatto un meno 10% senza neanche iniziare, no? Come potete immaginare, sono assolutamente fuori portata per capitali sotto, non lo so, fatemi pensare, secondo me utilizzare una piattaforma DeFi con meno di 30-40 mila dollari va a intaccare parecchio sul possibile guadagno, perché di fatto la fee ce l'hai quando entri, non sai quanto sarà quando esci, perché potrebbe essere addirittura ancora più alta. Io non penso che sulla main chain di Ethereum le fee si abbasseranno presto, c'è da sviluppare adesso i livelli 2 che avranno sicuramente una bella trazione, però non credo che sgraveranno nel giro di poco la main chain, quindi ecco, io penserei più che altro a questo nell'utilizzarla. Comunque
comunque, a proposito sempre di DeFi e soprattutto di Yearn Finance, ieri sera, se non erro, c'è stato un exploit di Yearn Finance. Importante questo, perché il vault di DAI versione 1 di Yearn Finance, che era quello dove in sostanza si depositava i DAI e lui applicava una strategia di yield farming speculativa utilizzando Curve, quindi andava a depositare i DAI sul pool, sul tre pool di Curve, andava a farmare CRV, lo vendeva, eccetera eccetera. Ovviamente voi, cioè chi lo utilizzava, incassava la rendita direttamente in DAI, perché veniva venduto subito il CRV. Quello che è accaduto è che l'attaccante in questione ha trovato un bug, di fatto, nel vault DAI V1, che permetteva di andare tramite sempre i flash loan, che sono dei prestiti non collateralizzati da aprire e chiudere immediatamente nel giro di una transazione, che sono permessi ormai da molte piattaforme DeFi. In sostanza, immaginatevi, ha preso un prestito enorme di stablecoin, è andato a inserirle nel pool di Curve, andando a sbilanciare quindi il rapporto tra le tre stablecoin che sono nel tre pool, che sono USDT, USDC e DAI per l'appunto. E facendo così, in sostanza, poi andando a utilizzare il vault di Yearn Finance, che a sua volta va a depositare sul tre pool, è andato a far sì che il deposito avvenisse a un tasso sfavorevole, e quindi al momento del prelievo c'era una differenza, in sostanza, tra quanto depositato e quanto prelevato. Un arbitraggio sotto steroidi, ecco, pensatelo in questo modo. Se volete più dettagli tecnici, è stato rilasciato il post mortem, un inizio di post mortem sul GitHub proprio di Yearn Finance, che spiega un po' appunto di robe più tecniche che io manco capisco sinceramente. Io ve l'ho detto un po' ad alto livello. Tether ha frizzato 1,7 milioni degli USDT che sono stati presi durante l'hack, quindi qualcuno è contro, qualcuno è pro, dicendo sì, bisogna aiutare contro queste cose, chi dice invece no, se il codice era buggato, colpa del codice, e colui che l'ha attaccato aveva tutto il diritto di farlo, perché insomma the code is law, in sostanza, se il codice è buggato c'è diritto di prosciugarlo. Sono punti di vista, anche la centralizzazione e la decentralizzazione vengono sempre messi in dubbio, perché di fatto Tether ha fatto quello che fanno le banche, no? Frizzare dei fondi. Però Tether non penso abbia mai portato dal lato suo la decentralizzazione, cioè non ha mai detto noi siamo decentralizzati. E quindi non lo so, qui lascio il dibattito a voi, ognuno si può fare tranquillamente la sua opinione. Adesso invece voglio passare la parola proprio a voi e vedere cosa avete da dire, cosa avete da chiedere, insomma partecipate, vi voglio belli belli carichi. Io parto dall'alto come sempre. Buonasera Luke, l'altra volta ero quello in macchina, stasera torno alla scrivania sempre sul pezzo, grandissimo. Mi ricordo che mi hai mandato su Instagram la storia che c'eri tu in macchina, sul display dell'auto c'era appunto il nostro live col grafico minuscolo, però avevo riconosciuto Ripple, il pump and dump di Ripple si riconosceva anche lì. Grande Luca, la mia prima domanda, benvenuto allora, benvenuto qua in live. Ho dei BUSD su Binance e vorrei trasferirli su Ledger. Aspetta che avvicino il microfono, che non vorrei che non mi si sente. È possibile? Posso collegare il Ledger su Binance DEX e trasferirli senza incorrere in quelle enormi fee di ERC20? Dovrei usare BEP2 o BEP20? Grazie di tutto, ti seguo sempre. Allora, se non ricordo male, il Ledger, fammi verificare, Ledger Binance Smart Chain, mi ricordavo che non lo so se è compatibile, non lo so se è compatibile, cioè intendo l'applicazione Ledger Live. Perché secondo me non è così immediato, non vorrei dirti delle cose per farti fare dei pasticci. Se non ricordo male, bisogna utilizzare un proxy come MetaMask, per esempio, per poter utilizzare il Ledger sulla Binance Smart Chain. Se qualcuno di voi è sul pezzo, mi aiuti magari commentando, dicendo qualcosa. Cioè, qual è il modo migliore? Non è compatibile. Però, secondo me, tramite
tramite MetaMask, se si collega MetaMask alla Binance Smart Chain con le impostazioni di MetaMask, poi si può comunque firmare le transazioni su Ledger e tenere comunque gli address che si ha su Ledger. Io al momento non confermo nulla perché non l'ho mai fatto e non lo so, però mi riservo il diritto magari di dirtelo in altro modo. Se qualcuno lo sa, ripeto, lo può condividere qui nella chat, che così ci aiuta. Ecco, qui dice: se si connette a MetaMask funziona anche su BEP20. Confermo con MetaMask, sì. Molti confermano, quindi penso che sia il metodo più comodo, ecco. Benissimo, procediamo. Ciao, ci dici la tua su Matic? Matic, se non erro, è un livello 2 di Ethereum, no? Un layer 2, però non conosco abbastanza, mi dispiace, sono un po' ignorante. Ciao Luca, a tuo parere, nell'analisi tecnica che peso bisogna dare alle RSI? Perché sul giornaliero e settimanale la maggior parte delle monete più capitalizzate, per esempio Ethereum o Polkadot, sono in ipercomprato, al che mi aspetterei un ritraccio, ma tutto ciò cozza col punto di vista fondamentale che ci suggerisce un mese di crescita. Sono molto indeciso sul da farsi, ovvero se posizionarmi oppure attendere che le RSI si scarichi, grazie. Guarda, io ti dico la verità, né le RSI né i fondamentali ti possono dare comunque delle idee sul prezzo in un mese, ok? Perché? Perché i fondamentali dal canto loro pesano sul lungo termine, indubbiamente, ma noi, se stiamo parlando di questo mese, del prossimo mese, la speculazione è quella che domina, ok? Quindi tra le due cose mi verrebbe di più da dirti quasi l'RSI, però c'è un però. Io non sono un grande fan dell'RSI nudo, chiamiamolo, ovvero il banale ipercomprato, ipervenduto. Perché? Perché banalmente nei bull market l'RSI rimane ipercomprato a lungo. Se tu vai a vedere lo storico, durante le fasi di particolare euforia, ci sono dei periodi che l'RSI ti fa delle... si appiattisce sul 100 quasi, cioè veramente, cioè l'ipercomprato perde un po' di senso, perché appunto non sai quanto può durare. Ci sono delle scuole di pensiero, degli approcci al trading che trovano dei setup, ad esempio, nelle divergenze tra il prezzo e l'RSI. Io personalmente le uso poco, però conosco persone molto profittevoli che le usano, quindi sicuramente possono funzionare. In sostanza, una divergenza la si ha quando il prezzo, immaginati, fa due massimi crescenti, quindi un higher high, mentre l'RSI fa un lower high, ok? Quindi c'è una divergenza tra questi due fattori. Quello è un segnale di potenziale top, va bene? Quindi è una possibilità di utilizzare l'RSI. Ma ripeto, il banale ipercomprato, ipervenduto, credo che lasci un po' il tempo che trovi in un mercato come le cripto, dove quando vanno in FOMO capisci che da ipercomprato, cioè in ipercomprato, ci rimane veramente veramente a lungo. Ma quanto è gasato Aave? È stata una delle mie prime altcoin, ormai circa un anno, beato te, un anno fa, e nei tre anni precedenti aveva già fatto tipo un 6000%. Menzione d'onore anche per Maker, veramente ragazzi, la DeFi sta facendo dei numeri incredibili. Aave, Maker, Uniswap, One Inch, Sushi, tutte, Alpha per l'appunto, tutte numeri pazzeschi. Attenzione alla FOMO, perché davvero in queste situazioni è un attimo farsi prendere dalla FOMO, buttarsi dentro a coin già estese e farsi del gran male. Attenzione, questo vale sempre il discorso che ciò che sale molto in fretta e molto poi va a finire che, insomma, inciampa, si fa abbastanza male. Ciao Luca, stavo pensando di tokenizzare qualche opera d'arte su Rarible, mi sembra una cosa carina. Anche a me, forse c'è di me. Io so che la community dei cripto artisti non vede benissimo Rarible. Io mi sento di consigliarti il gruppo Telegram Crypto Art Italia, dove ci sono molti cripto artisti, per l'appunto, che lo fanno proprio di mestiere, e puoi farci due chiacchiere con loro e vedere un po' qual è il metodo migliore per destreggiarti, quale piattaforma usare e così via. So che loro preferiscono Super Rare, se non ricordo male. Comunque ti consiglio di entrarci, è un gruppo molto bello dove non si parla tanto di prezzo ma quanto di, appunto, cripto arte. Molto molto interessante. Ciao Luke, quali potrebbero essere i target di fine febbraio di Bitcoin ed Ethereum? Grazie. Allora, target di fine febbraio, mi tocca interpellare la sfera di cristallo, ma guarda, non te li so dire, ovviamente, scherzi a parte. Però tra poco andiamo a vedere quali sono le principali resistenze, i principali supporti e che strutture si stanno formando, quindi stay tuned, dammi ancora un quarto d'ora e ci arriviamo.
Luke impazzito in orario, ma ero 5 minuti di ritardo, però l'idea era quella. Ethereum to the moon, Ethereum anche lui, via, si vola, sta volando. Ciao Luca, dici qualcosa su sulla Bitcoin Dominance? Molto volentieri. Ieri, quando ho fatto il video su Polkadot, che ho visto che avete apprezzato e giuro mi fa veramente piacere perché ci ho messo tanto impegno per farlo, ci ho passato praticamente la giornata a studiarmi Polkadot e tutto il suo ecosistema, cosa che era da tempo che volevo fare per bene. Adesso mi sono messo lì con la scusa, appunto, faccio un bel video su Polkadot, quindi me lo studio, me lo devo studiare. E alla fine così è stato. E qualcuno, cioè ho fatto tutto sto giro per dire che qualcuno ha commentato dicendo: ma tanto l'alt season è finita, ormai dampa tutto. A me non sembra proprio, perché guardate la dominance com'è configurata e a me sembra tutto fuorché fuori dall'alt season. Cioè, io non so voi se qualcuno di voi in questo periodo ha perso qualcosa con le altcoin. Forse ci si riusciva giusto con Ripple e con Dogecoin, ma con le altre ci sono setup long a profusione. Ne abbiamo condivisi tanti su Telegram, ogni tanto vi condividevo qualche piccola perla che avevo visto e tra poco vi faccio vedere le mie posizioni che sono rimaste quelle, Ethereum e Chainlink di fatto. Potevo espormi di più, potevo fare di più, però non lo so, non l'ho fatto. E così è, però insomma Ethereum e Chainlink stanno andando veramente bene, quindi tra poco andiamo a vedere anche quelle. Detto questo, guardate, la dominance ha appena bucato questo low a 62,25% e il downtrend continua, non c'è accenno di inversione di trend. Questo era quello che vi cercavo di dire, di comunicare, quando c'era chi voleva, mi ricordo, andare ad acquistare altcoin alla cieca, senza attendere di fatto il trend discendente della dominance. Quando la dominance inverte il trend, ed è stato alla violazione di questo costrutto di top, dà tutto il tempo del mondo per prendere posizioni, ok? Quindi c'è stato, dunque, da tutto gennaio, praticamente, questa fase qua, un mese tutto di dominance decrescente in downtrend e c'era tutto il tempo del mondo appunto di cercare i setup long sulle coppie alt BTC. Al momento non accenna a fermarsi, i primi segni di rallentamento della corsa della dominance potrebbero essere l'andare a riprendere la EMA 30, quindi superare la EMA 30 in qualche modo, ok? Poi il cross della EMA 9 con la EMA 30 e poi insomma tutto il resto, però questi due segnali sarebbero già sufficienti a farci un attimino fare un passo indietro ed esporre meno in altcoins, chiaro? Quindi finché non accade la cosiddetta alt season va avanti imperterrita, clamorosamente, infatti se andate a guardare i grafici delle alt lo dicono. Tra poco abbiamo il 60%, che di fatto è un altro livello chiave, ok? Quindi c'è da vedere come lo approcciamo, magari un attimino ostacolerà, però quello non vuol dire che è finita la corsa delle altcoin, perché tra il rimbalzare sopra un livello e l'invertire la struttura e l'invertire il trend ci passa veramente un camion, quindi c'è tutto lo spazio del mondo. Questo per quanto riguarda la dominance. Ciao Luca, cosa ne pensi di Elrond? Puoi analizzare il grafico EGLD BTC? Assolutamente sì, andiamolo a vedere. Allora, EGLD BTC, di cui tra l'altro abbiamo menzionato qualcosina prima, bello sto grafico, molto molto bello, perché fa vedere una bella inversione di struttura. Anche questa è una blockchain basata sul concetto di scalabilità, sullo sharding, sul cercare di velocizzare le transazioni e abbassare le gas fees, quindi è un tema questo che, come vedete, sta coinvolgendo molto, perché questa, Zillica, tutte stanno correndo in maniera abbastanza importante. Comunque, andiamola a vedere, avevano già tracciato dei livelli chiave, noto, e il primo importante era questo 12-12, questa zona, che è stata bucata, vedo, senza un minimo di... così, proprio, senza neanche ripensarci, senza pensarci neanche un secondo. Poi 1490 ci ha fatto un clusterino intorno, quindi questo livello lo possiamo già segnare nei nostri supporti, tac. Poi cosa abbiamo fatto? La corsa a rialzo è proseguita ed è arrivata fino a creare queste tre shadow, un po' di offerta, si è presentata all'inizio insomma sotto i 2000, la zona 2000 sat, quindi mettiamo un bel segno anche lì, tac.
E poi però, dopo un pelino di flessione che l'ha riportata a 1.800, è ripartita di nuovo verso nuovi massimi e al momento sta per andare poi di fatto in price discovery, perché il massimo assoluto è più vicino che mai, qua a 2.500. Da lì in poi c'è veramente la price discovery. Quindi, che dire? Bah, sul breve, sull'intraday, volendo, c'è già una zona che è questa, che si potrebbe utilizzare come eventuale entry. Su un time frame un po' più di ampio respiro si potrebbe utilizzare quest'area che va quindi da 1.800 a 1.980, questa zona qua, nonché il supporto sottostante 1.500 e dintorni. Ovviamente si può dire, uno approccio numero uno, stop loss magari qua sotto, approccio numero due, nel caso in cui salta lo stop loss, prendo sui 1.500 e metto lo stop loss, che ne so, un po' più ampio, potrebbe essere sotto i 12.12, un po' più stretto invece già da queste parti, per un approccio più aggressivo, più intraday. Lì dipende un po' da come si vuole impostare il trade, ecco. E che dire, basta. Per il resto adesso attenzione anche lì all'estensione, nel caso in cui dovessimo bucare i massimi storici, se uno dovesse voler essere esposto in quella situazione lì, conviene farlo in anticipo, magari rischiando un po' di più ed entrando da queste parti, ecco, ok, con un, appunto, un rischio di posizione più ampio, però un possibile vantaggio sul mercato se andiamo a rompere poi questo livello quassù. Benissimo, ben messo, bel grafico, me lo salvo, aspetta, tac, così ce l'ho salvato e ci aggiorniamo. Da grande stimatore di Ethereum e della DeFi, mi dispiace quando una grossa piattaforma subisce un hacking, perché credo che allontani i cosiddetti istituzionali e temo che finché non cambierà qualcosa, i bug continueranno ad esserci. È Solidity il problema? Guarda, ti dico, i bug sono molto comuni nel mondo informatico, ma non solo nel mondo DeFi. Nel mondo DeFi ovviamente c'è un incentivo maggiore andarli a trovare, perché ci sono in ballo dei soldi, caspita, cioè se uno riesce a trovare un bug in uno smart contract si porta a casa 10 milioni, cioè capite che c'è un incentivo pazzesco per un hacker a farlo, tra l'altro in maniera anonima, perché comunque, cioè, tramite cripto, cioè, non è come fare un furto, ok? E quindi l'incentivo è enorme ed è per questo che ne succedono spesso. Da un lato io credo che sia quasi un processo fisiologico, no? Nel senso che comunque siamo in una fase molto pionieristica della DeFi e anche delle piattaforme su Ethereum stesso, perché esiste da poco tempo e la sicurezza deve ancora arrivare, nel senso dobbiamo creare degli standard, bisogna creare delle sorte di assicurazioni, dei certificati effettivi che non sono gli audit, sì, belli, ti danno quel qualcosa in più, però quante piattaforme auditate sono state poi bucate da hacker? Tantissime. E quindi il fatto che comunque ci sia da un lato questo incentivo, dall'altro lato molti hacker che cercano di attaccare appunto queste piattaforme, spingerà, mi auguro, l'ecosistema a evolvere più in fretta, e quindi credo che da questo punto di vista sia un bene. Poi ovviamente se uno ci aveva messo del capitale e si trova con un danno, non è mai un bene. Io penso che Yearn ripagherà, cioè ne sono praticamente sicuro che Yearn ripagherà con cioè i danni di tasca propria, perché poi ne va della sua reputazione. Adesso vediamo come andrà a finire la storia con l'hacker, se ridarà i fondi eccetera eccetera, però sicuramente io penso che le perdite per gli utenti verranno minimizzate, se non annullate. Detto questo, è un modo in più per scoprire poi eventuali vulnerabilità, perché dopo un hack, un altro, tutti su cose diverse, allora uno poi scopre tutte le possibilità e più si va avanti e più, come dire, sì, la possibilità di trovare nuovi exploit diminuisce. Esiste in informatica la verifica del software attraverso metodi formali. Guarda, io credo che su Solidity, sugli smart contract, manchino ancora questi metodi di verifica, mancano proprio degli standard di sicurezza, secondo me. Non so, cioè non sono abbastanza tecnico per dire se è colpa del linguaggio Solidity o di cos'altro. Io non credo sia colpa del linguaggio, penso che sia tutto ciò che ci sta intorno che deve ancora maturare, ecco.
Comunque, buonasera a tutti. Questo pump sulle alt sta cambiando la mia vita. Noi sopravvissuti del bear market abbiamo vinto. Guarda, sono veramente contento per te. Non sai quanto mi fa piacere. Complimenti a tutti quelli che sono riusciti a guadagnare. Vi ricordo, perché devo sempre fare un po' il rompicoglioni, se no non sarei io, non fatevi prendere dalla FOMO e ogni tanto, insomma, proteggete le posizioni. Lasciatele correre, è giusto correre dietro ai profitti. Però attenzione a non chiudere gli occhi e dire bene, tra un mese sarà ancora più su, tra due mesi ancora più su. No, attenzione, perché se no si finisce come con Band ad agosto, se vi ricordate. Quindi protezione delle posizioni, strategie di uscita e così via. È importante tanto quanto il guadagno stesso. Ciao, ma vale la pena mettere in staking su Binance Ether con il rischio di averli fermi fino a inizio Ether 2.0? Guarda, a tal proposito, bravo, mi hai portato all'attenzione una tematica di cui volevo discutere. Allora, volevo farvi vedere il cambio BET Ether, BET ET. Allora, dov'è? Qua, tac, BET ET. Come mai non è uno? Questa è la domanda che in molti si sono fatti, no? Si aspettavano tutti che fosse uno, perché di fatto tu metti Ether nel smart contract, nel pool, chiamiamolo come vogliamo, di Binance, che te lo metti in staking su Ether, su Ethereum 2.0, ok? E in cambio ti dà questi BETH. Questi BETH maturano interesse al tasso di Ethereum 2.0 e sostanzialmente per ogni, insomma, in base a quanti Ether metti e in base all'APY che ha Ethereum 2.0, tu ricevi dei BETH come se fosse un airdrop, uno staking, ecco, normale. Però non vale uno e quindi se tu poi li vai a vendere subito non realizzi un guadagno, anzi c'è il rischio che realizzi addirittura una perdita. 0,95 significa che vale appunto il 95% di un Ether, quindi c'è un, cos'è, un 4% in meno all'incirca. Pertanto, per riuscire ad appianare la differenza di valore attuale, al prezzo attuale, supponendo che rimanga così, se l'APY di Ethereum 2.0, adesso non so neanche quant'è, dovrebbe essere 8, 9, giù di lì, fammi vedere un po', 9%, vuol dire che almeno 6 mesi, scusate, per il break even ci vogliono. Per il break even, che vuol dire che tu li vendi e rihai gli Ether che avevi prima. In sostanza, detto in parole veramente povere, al momento, anche utilizzando il pool di Binance, conviene tenerli lì fino a scadenza, ok? Quindi finché non viene confermato l'ultima fase di Ethereum 2.0, potrebbero essere tra 2 anni e così via. Non vale più la pena dire io li deposito e poi tanto quando voglio li prelevo, perché si realizza una perdita con i numeri che abbiamo detto poco fa. Il 4% di perdita se tu depositi, ricevi BETH e li ricambi subito, hai un meno 4% istantaneo. Se tu aspetti 6 mesi, ti sono airdroppati dei BETH pari appunto al 4%, perché l'APY è il 9, il 4,5 in realtà più o meno, e a meno che il prezzo non vari, perché poi magari tra 2 settimane va a 0,99, chi lo sa, non si può sapere, però se rimane sugli 0,95-0,96 tu arrivi a break even dopo 6 mesi, dopo 12 mesi, sempre se liquidi, hai un 4% circa di guadagno, quindi parti un po' in svantaggio, ecco. E se invece lo lasci arrivare a maturazione, i BETH scadono a valore un Ether, quindi immaginatevi che sia un future a scadenza di quando Ethereum 2.0 sarà fuori, questo un po' per capire il concetto generico. Basta, quindi attenzione prima di fare questo passo, perché potrebbe non valerne per niente la pena, anzi al momento di fatto è così. Andiamo avanti. Dunque, mi sono perso qualcosina. Complimenti per il video di Polkadot, super interessante, mi fa davvero davvero piacere. Ciao Luca, pensi che sia ora di riprendere con gli acquisti di Bitcoin per lungo periodo? Se sì, un livello che consigli di entrata? Guarda, sul lungo periodo non, perché cioè, non bisogna né fermarsi se uno ha un piano d'accumulo né guardare i livelli, nel senso, uno può approcciare in un modo o in un altro, magari cercando di andare a mediare sul prezzo durante i ritracciamenti, allora
ora però era da fare durante il ritracciamento. E insomma, che dire, mi sa che qua mancano un po' le basi, manca un po' la strategia. Prima volta che ti seguo live, è un piacere, grazie, piacere mio. Ho visto il tuo video sui progetti Polkadot, cosa mi dici di Polka Starter e Chainx? Allora, Chainx l'avevo già sentito nominare, però non mi ispirava tantissimo, dandoci uno sguardo veloce, allora non l'ho approfondito più di tanto, anche perché mi pare che la community non lo veda proprio benissimissimo. Mentre Polka Starter l'avevo visto, però non mi dice granché, perché praticamente ora è costruito esclusivamente su Ethereum. Polka Starter è una sorta di pool dove si può fare dei crowdfunding, ma su Ethereum. Quindi non lo so, mi sembra che voglia sfruttare un po' l'hype del nome Polkadot, perché al momento di Polkadot c'è solo il nome, mi spiace, però è un po' così. Da come sono stati respinti i 38.008 sembrerebbe non aver voglia di salire oltre. Ah, le ultime parole famose di oggi. No, vediamo, scherzi a parte, dai, è un po' presto per dirlo, perché guarda il grafico giornaliero comunque. Il grafico giornaliero ha una bella resistenza qua a 39.000 circa e poco sopra. Non ci siamo ancora arrivati, la candela di oggi è abbastanza insulsa, cioè non dice né domanda né offerta, una candela insignificante, adirezionale, e lo stesso quella di ieri, perché è vero, abbiamo respinto i 38.8 qua sopra, però abbiamo anche respinto l'attacco dell'offerta. È una candela media nulla, ecco, chiamiamola così, una candela d'arresto, per chi mi segue e conosce le mie strambe terminologie. Ciao Luca, prima volta che ti seguo, sto recuperando i tuoi video sul canale YouTube. Grande, ben fatto. Avrei una domanda: se tu fossi ministro della criptoeconomia, cosa faresti? Oddio, aiuto, che domanda, mi hai spiazzato completamente. La criptoeconomia, tra l'altro, neanche l'economia. Cosa potrei fare? Innanzitutto imporrei la creazione di uno standard, di lavorare sugli standard di sicurezza per la DeFi, e che altro? Imporrei ai regolatori, quelli della non criptoeconomia, di creare delle... non voglio fare il dittatore, ci parlerei al fine di trovare una regolamentazione che permetta a più persone possibile di entrare in questo mondo e di utilizzarlo con le dovute tutele, quindi che appunto lo Stato, qualcuno, qualche istituzione possa permettere innanzitutto a chiunque di utilizzare le cripto senza vederli male, senza bandirli, senza dargli dei criminali e così via, e di sapere come fare, quindi come dichiararle, se dichiararle, non dichiararle, cosa c'è da tassare, cosa no, e non dover fare tutte queste cose assurde che c'è da fare ora, dove se vai da uno specialista, poi un altro, ti dicono tutti cose diverse e rischi anche di fargli venire un infarto quando gli spieghi appunto della DeFi. E poi cercherei di integrarla, almeno iniziare a fare dei programmi di sviluppo al fine di integrare il mondo decentralizzato con quello centralizzato, che ne so, far parlare magari le banche tramite le API con le piattaforme di DeFi, non lo so, per offrire servizi anche più nuovi ai loro clienti. Sto viaggiando un po' troppo con la fantasia. Le banche che offrono la possibilità di staking, le criptobanche. E poi è vero, sono centralizzate, però poi da lì magari introdurre delle DAO che governano le banche, non lo so, basta. Mi fermo perché sto veramente andando avanti troppo con la fantasia. Comunque bella domanda, mi hai dato degli spunti di riflessione che mi hanno fatto partire questi trip che stavano arrivando non so dove. Ciao Luca, perché quando Bitcoin scende sostanziosamente tutte le alt scendono nello stesso momento? Sono bot settati per vendere e comprare in base al movimento di BTC? Ma guarda, in realtà questo ne avevamo parlato già in più occasioni in passato. Il motivo principale è che il capitale segue la volatilità e cerca la coppia di trading migliore dove si trova questa volatilità. Quindi se tu hai la volatilità su Bitcoin, vai a operare su Bitcoin, trascuri un po' il resto, trascuri le alt. Se tu non hai volatilità su Bitcoin, vai, tendi ad andare più sulle alt, ovviamente sempre che Bitcoin non sia sul filo del rasoio lì per poter pompare o dampare. In quel caso lì di solito la tensione è palpabile e si riflette proprio sul mercato delle alt. Quindi questa è un po' la situazione. Io ti dico, non è che c'è un legame diretto tra l'andamento del prezzo di Bitcoin e delle alt, ma più della volatilità, secondo me, e dei volumi, che quando sono alti su Bitcoin sono più bassi sulle alt, perché
chi magari è dentro alle alt, che lo, di solito la maggioranza per speculare, bam, si sposta su Bitcoin e cerca di cavalcare quell'onda, sia a rialzo che a ribasso. Luca, devi assolutamente dare uno sguardo a Kira Network e Hydra DX, me li segno assolutamente. Uno sguardo a Cream, Cream cosa intendi, la piattaforma o la coin? Beh, andiamo a vedere la coin, innanzitutto, tac, Cream Boost c'è, cioè, tra l'altro soltanto, che anche lei sta andando alla grande, ma perché tra l'altro... A proposito di, come si chiama, di Alfa Omora, Alfa Finance, la versione 2 si appoggia, prima prende, la versione 1 prendeva i prestiti soltanto da Aave, la versione 2, oltre ad avere la sua banca interna, cioè il lending come abbiamo visto prima, si appoggia proprio a Cream Finance, che tra le sue nuove funzioni, che anche Cream è un bel progetto, una bella piattaforma, purtroppo offre rendimenti meno interessanti delle competitor ed è su Ethereum, quindi ha un po' questi limiti poco piacevoli, però ha una feature molto interessante che è quella dell'Iron Bank, la nuova versione di Cream. L'Iron Bank in sostanza permette a dei, chiamiamoli, delle entità verificate, cioè che sono affidabili, di fiducia, di prendere dei prestiti senza dare collaterale. E qualcuno qui penserà, bene, all'inizio della fine questo, i prestiti senza collaterale. Allora, queste entità di solito sono delle piattaforme di DeFi, ok? Quindi se andate a cercare su Google proprio Cream Iron Bank, vedete già quali sono le prime piattaforme che hanno il permesso di utilizzarla. C'è dentro appunto Alfa Omora, c'è dentro forse SushiSwap, c'è dentro, non lo so, sono due o tre comunque, e vabbè, è interessante perché pone delle basi per, caspita, cioè si fa un bel passo avanti, non richiedere più il collaterale per un prestito, però è difficile, cioè si aumenta il rischio poi di insolvenza. Comunque, tutto questo per dire che Cream è un bel progetto, come dal punto di vista fondamentale, non è solo una copia di Compound o robe del genere, e il grafico è in boost, quindi mi metto un po' a disagio, però possiamo sicuramente notare una struttura palesemente rialzista, possiamo vedere che c'è una prima area di stallo qua, molto grande, che purtroppo è troppo grande, e al momento ci siamo poco sopra. Altrimenti l'area sotto di supporto è un po' qua intorno ai 200 boost, però ahimè arrivare fin lì implica un po' la perdita di quest'area qui e quindi un rischio di inversione di struttura. Non saprei, sono un po' in difficoltà, 4 ore, in questo caso è accettabile anche scalare a ribasso il time frame, perché se lo scaliamo a rialzo ovviamente non otteniamo nulla, otteniamo ancora meno informazioni. Se scaliamo a ribasso il time frame, cosa andiamo a vedere? Beh, innanzitutto vuol dire che sono dei trade intraday, quindi c'è meno possibilità di operare più sullo swing, sul medio termine, perché ci troviamo in una ai massimi in zona di estensione notevole. Ma se andiamo a tutti i costi a cercare il trade, il setup, cosa vediamo? C'è 300 che è un punto abbastanza importante di domanda, guardate che reazione che c'è stata qua, veramente forte. Poi abbiamo a scendere la zona 260, 258, insomma questa zona qua, e poi infine abbiamo l'area 200, 220, quella che abbiamo evidenziato anche prima. Quindi 1 e 1, 2 potrebbero essere due entry speculativi con stop loss 220 e qualcosa, ok? Questo è un possibile setup. Pelino forzato, perché è andato, cioè siamo andati a cercare sull'intraday, però... Ecco, era giusto per dare una risposta e non dire boh. Poi c'è poco storico, è quotato solo in boost, è un mercato un po' da stare attenti, ecco, però interessante, potenzialmente interessante. Bene, continuiamo. Non abituato a questa puntualità, vi ho fregati tutti. Ciao Luke, cosa ne pensi di Tron dal punto di vista grafico e fondamentale? Guarda, fondamentale non sono mai stato tutto sto fan di Tron, nonostante, cioè, le sue applicazioni ce le ha Tron, perché è utilizzata, c'è su USDT, in TRC20, ci sono un po' di giochini, di gambling, però alla fine sono giochini. La DeFi su Tron ha dei volumi molto bassi, non è molto utilizzata, quindi non lo so, non lascia un po' il tempo che trova. Io, da totale profano, ignorante della tecnologia, non sono nessuno per dire questa è meglio dell'altra dal punto di vista tecnico, perché, ripeto, non lo so giudicare. Quindi io mi limito a dire
È utilizzata? Non è utilizzata? Chi ci investe? Chi la usa? Come la usa? Che applicazioni ci sono sopra? Che impatto hanno sul mercato? E da lì poi giudico, insomma, mi faccio un'idea da investitore non tecnico, ripeto. Quindi per quello ti dico, sì, ci sono i giochini, ci sono varie cose, ma niente di eclatante. A parte USDT, forse è l'applicazione più alta che ha Tron, no, al giorno d'oggi. Poi non lo so, correggetemi se sbaglio. Il grafico è bruttino anche lui, purtroppo, perché in un periodo euforico per le altcoin come questo, lui riesce comunque ad avere una struttura ribassista contro Bitcoin. E, insomma, si è impegnato, Justin Sun stavolta, si è impegnato, ha cercato di far di tutto per pomparla su Wall Street Bets, a cavalcare tutte le onde, ma caro Giustino, non è bastato, perché ti dovevi impegnare meglio. Questo grafico è orripilante, è la cosa più brutta che si sia mai vista. Questo è il risultato del pump di Giustino. Tac, uno spike di volume, di acquisti, su cui è stato dampato in testa clamorosamente e basta, e è finita lì. Struttura completamente ribassista che non dà il minimo accenno di voler invertire. Direi che stavolta non si salva con niente, neanche se lo cerchiamo sull'un minuto il trade lo troviamo. Allora, le ultime domande, poi vado a vedere i grafici. Ciao Luca, non so se questo è l'inizio di un nuovo up fino a 50k, però il sentiment su Twitter soprattutto è bello bull, veramente molto bull. Poi comunque sono stati tipo prelevati 14.000 bitcoin da Coinbase, se non sbaglio, i fondi noti soliti continuano a comprare spot, quindi boh. Alla fine riassumiamo questo messaggio con boh. No, scherzi a parte, dunque i fondi noti continuano a comprare, è vero, ma attenzione, perché i fondi comprano perché offrono un servizio di vendita delle loro share sul mercato, quindi non è che comprano perché loro vogliono accumulare bitcoin fino alla morte, no, comprano perché i loro clienti vogliono di fatto la possibilità di esporsi su Bitcoin in maniera, cioè utilizzando queste sorte di derivati, di ETF, dipende poi da che prodotti sono, e quindi questa è una cosa da capire. Poi per il resto il sentiment su Twitter io tenderei a non valutarlo neanche, perché è completamente, insomma, biased, nel senso quando il prezzo sale il sentiment è bullish e viceversa, quindi io lo scremerei completamente. E infine il discorso del prelievo di 14.000 bitcoin da Coinbase, sì, molto molto bello, però insomma è una non notizia, un non evento, perché un prelievo grosso da Coinbase può voler dir tutto, può voler dir niente. Sì, qualcuno che vuole holdare questi bitcoin, ma non sono certo 14.000 bitcoin che cambiano l'esito poi di un ciclo di mercato, ecco. Ciao Luca, scusa la domanda banale, ma non ti devi scusare, qualsiasi domanda è da fare, ma è la prima volta che faccio da LP. Ho provato a fornire liquidità al pool BTC WBTC di Binance. Il PNL non realizzato, da quel che ho capito, è legato alle oscillazioni in dollari del prezzo di Bitcoin dal momento in cui ho fornito liquidità. Ok, invece le reward mi verranno aggiunte direttamente alle mie due quote del pool. Vedo che il controvalore in Bitcoin varia molto durante le giornate e a volte diminuisce nei giorni. Inoltre leggo da Binance che questo è un prodotto, e poi è finito qui. No, sul più bello è finito. Allora, vabbè, proviamo ad andare a interpretazione. Dunque, stavo andando a cercare in basso se ci sono altri pezzi di messaggio. Comunque, niente, facciamo così, ti rispondo fino a quella parte lì. Allora, il discorso sul Binance, immagino che intendi il liquid swap su Binance, sarà quello il pool che c'è BTC, WBTC. In sostanza, il rendimento dipende, allora, da un lato dall'andamento di Bitcoin, perché tu sei esposto in Bitcoin e in WBTC, che attenzione, sono due asset che non sempre valgono uguale, chiaro? Quindi un Bitcoin non è sempre un WBTC. Ad esempio, possiamo andare a vedere la coppia WBTC-BTC, c'è anche su Binance, tra l'altro, bello, bellissimo, ottimo. Allora, vediamo se riusciamo a renderlo leggibile, ecco. Allora, no, non così. Allora, volevo zoomare un pochino.
Potrebbe essere anche un'opportunità di arbitraggio carina, la coppia BTC-WBTC. In ogni caso, questo per dire che, al di là del volume profile, che forse non lo considererei, ecco, un Bitcoin può valere meno, in questo caso vale di più il WBTC, appunto, di un WBTC, quindi 1.0013, il che vuol dire che è dunque lo 0.13%, sì. In più rispetto a Bitcoin. Quindi questo è un fattore, perché attenzione, se io mi espongo al pool sono esposto in parte su Bitcoin e in parte su WBTC, quindi l'oscillazione del prezzo di uno rispetto all'altro mi causa in permanent loss, ma in questo caso è abbastanza trascurabile, perché un'oscillazione anche fosse dell'1% non va a causare tutta questa in permanent loss. E poi l'andamento di Bitcoin sul dollaro, quello mi causa una variazione del controvalore in dollari, chiaramente, della mia esposizione al pool, perché è come se io possedessi di fatto Bitcoin e WBTC. Quindi questi sono i fattori da considerare. Se WBTC dovesse dampare, per dire, inizia a valere 0,8 Bitcoin, a parte l'impermanent loss, tu hai una permanent loss dovuta al fatto che WBTC è dampato. Attenzione, questo ti crea una perdita effettiva, non impermanent, cioè se tu vai a togliere la liquidità dal pool è come se avessi acquistato più in alto WBTC rispetto al prezzo a cui l'hai venduto. E quindi questi sono un po' i fattori, ecco, basta, tutto lì. È un prodotto che ha un APY volatile, quindi anche lì non c'è da fidarsi dell'APY che si vede, perché ogni giorno cambia, però non lo reputo un prodotto ad alto rischio, ecco, tutto sommato, al di là di quello che ci siamo detti, è un prodotto abbastanza semplice, secondo me, soprattutto su una coppia tendenzialmente stabile. Sarebbe un po' più rischioso su una coppia di coin che variano tra loro, però su BTC, WBTC è abbastanza stabile. Allora, adesso andiamo a vedere i grafici, perché altrimenti non c'è più tempo. Bitcoin, abbiamo già detto qualcosa, concludiamo l'analisi con un po' più di dettagli. Cosa abbiamo fatto in questi giorni? È da un po' che non ci aggiorniamo, quindi eravamo arrivati, secondo me, in questa zona. Vi ricordate che eravamo a ridosso del block high, chiamiamolo range high, di 34.000, facciamo, arrotondiamo. Cosa avevamo detto? Io ero rimasto col mio short di copertura, che in parte avevo liquidato durante questa giornata perché mi aspettavo l'inaspettabile, e allora ho detto: senti, essere short, far la fine del pirla, perché in un giorno così folle io ho tenuto aperto una copertura razionale, non ha senso. In parte l'ho chiuso, ho tenuto un 3%. Poi ho detto: il resto la chiudo se il prezzo di Bitcoin rientra nel blocco successivo. L'ha fatto, ho aspettato anche una conferma in più, quindi l'ho chiusa proprio all'ultimo, e l'ho chiusa in leggera perdita, mi pare, ma una roba quasi trascurabile. Complessivamente le due coperture, diciamo che non c'è né profitto né perdita, perché la prima l'avevo chiusa più o meno da queste parti, il prezzo medio di apertura era all'incirca qui, e l'altra appunto l'ho chiusa più o meno da queste parti, quindi ripeto, è pressoché nulla, il risultato è pressoché nullo. E ho regalato un po' di fee al caro Changpeng, ringraziami pure, mi fai il pacco di Natale. E no, stupidaggini a parte, siamo ritornati quindi nel blocco superiore. Avevamo detto che questo era il blocco 1, questo era il blocco 2, e fin tanto che i blocchi procedevano a ribasso era un ritracciamento di fatto. Quando al contrario i blocchi iniziano a essere recuperati, cioè il reclaim del blocco superiore, allora il ritracciamento potrebbe essere terminato. Sono i primi setup long, lo abbiamo appena visto, chiusura short fatta quindi, e adesso si aprono addirittura le porte a un setup long volendo. Quale? Andiamo a vedere i livelli per capirlo. Abbiamo capito la struttura, ok? I blocchi, violata la struttura ribassista dei blocchi, adesso dobbiamo cercare un high e un low, ok? Quindi il completamento dell'inversione di struttura si avrà quando troviamo l'high, andiamo a trovare l'higher low e poi ripartiamo. Questo è un completamento di struttura. Per il momento siamo all'inizio, però abbiamo già un segnale forte che è il reclaim comunque di questa zona. Insomma, il fatto che durante un ritracciamento diamo un bel colpo di reni e recuperiamo il blocco superiore è un bel segnale. Abbiamo formato un pool di domanda che si trova nell'intorno dei 34.000 e boh,
34,3 fino a 34,9, facciamo 35 e via, e la portiamo a casa così. E questo è un pool di domanda, vedete, tra la chiusura di queste candele e la chiusura delle shadow sopra. Quindi questo è il primo livello importante da tenere in considerazione. Volendolo si può tranquillamente estendere fino al supporto qua, ok, fino alla linea gialla 34,000 e basta. E quindi questo è un possibile entry per un setup long. Tra l'altro guardate che spettacolo, perché questa fase laterale ci ha regalato, veramente regalato, una zona di riferimento per posizionare lo stop loss, perché se noi andiamo a mettere l'entry da queste parti possiamo mettere lo stop loss già qui senza doverlo mettere qua giù, ed è un bel vantaggio dal punto di vista del rischio rendimento. Ecco, quindi adesso rimettiamo anche il volume profile, anche se non dice nulla in più. Quindi questo è il setup long in vista. Setup long che potrebbe o essere preso come trend follower, quindi ingresso, ve l'ho detto, stop loss, e procediamo finché si va, fino a che non arriva un altro setup short, quello è il senso di trend follower, altrimenti possiamo mettere dei take profit da queste parti, se preferiamo un approccio più a breve termine. Ecco, dipende un po' dall'approccio stesso. Per Bitcoin è tutto, perché poi il tutto si invalida, ripeto, se continuiamo a seguire, cioè se rientriamo in sostanza in questo blocco. Qua si invalida un po' la struttura. C'è il rischio poi di andare a formare un grosso range nel caso, cioè nel caso in cui la domanda adesso sia formata anche domanda qua sotto. Andiamola a evidenziare anche lei, tac, così. Quindi c'è la possibilità di andare a fare un range adesso così duraturo. E altrimenti c'è la possibilità di andare a ripartire a rialzo se formiamo una struttura rialzista, e altrimenti c'è il caso bearish nel caso in cui ritorniamo qua dentro, l'offerta supera la domanda e alla fine perdiamo e andiamo avanti a fare altri blocchi ribassisti. In quel caso lì ci ricopriremo. Adesso però è importante fare un passo alla volta, nel senso, siamo in questa situazione, è inutile pensare a chissà che cosa, se lateralizzeremo per due mesi. Adesso osserviamo cosa fa subito. Abbiamo un setup davanti agli occhi, un po' aggressivo, ma ce l'abbiamo. Volendo si può già posizionare l'entry. Cosa numero uno, lo stop loss lo abbiamo messo. Se ci salta lo stop loss andiamo a vedere dove troviamo il low, quindi se andiamo a fare il range oppure no, oppure lo perdiamo e continuiamo a ritracciare. Se ci missa clamorosamente questo entry e va to the moon, eventualmente poi seguiremo. Abbiamo almeno fatto una fase di lateralità che ha dato una pausa per almeno un paio di mesi, che non è male, è meglio che niente, a questa corsa folle di Bitcoin. Quindi c'è una base un po' più solida per continuare a ripartire. Questo è quanto. Chiaramente questo è un approccio da trader, lo dico sempre, perché da investitore uno non deve impazzire dietro ai livelli di prezzo, i supporti e così via. Deve avere solo in testa una cosa: abbassare il prezzo medio di carico, perché a lui gliene deve fregare solo del lungo termine. Quindi tutte queste pippe mentali che mi faccio io sui grafici potrebbe saltarle a pie pari. Queste sono osservazioni di breve, più speculative, per chi è interessato al trading o solo anche a seguire l'andamento del mercato, capire come sta funzionando questo mercato. Continuiamo con le altcoin. Allora, ma che roba incredibile, ste altcoin stanno facendo cose veramente allucinanti. Dunque, Ethereum, eccolo. Ethereum, tra l'altro, guardate, è stata una roba, io non lo so se qualcuno di voi l'ha fatto davvero, perché io vi avevo segnalato quando ci trovavamo negli scorsi live, lo trovate se li andate a rivedere, e anche su Telegram, insomma, li segnalo sempre anche lì, trade. Quando ci trovavamo da queste parti, caspita, avevamo detto tutta questa zona è un entry, vi ricordate, con lo stop loss qua sotto, sotto allo 0.0335, che era il clusterino settimanale che nasce da lì. E oh, incredibile, cioè l'ha presa tutta fin qua, cioè l'ha pennellata tutta. Quindi se uno andava a distribuire gli entry, li beccava tutti fino all'ultimo, fino al più basso possibile. E poi ha fatto un bell'altro higher high giusto oggi, quindi
tutto alla grande, guarda, da manuale, troppo semplice quasi Ethereum come grafico, è pazzesco. Ethereum Bitcoin è uno dei miei grafici preferiti, è dove ho il win rate più alto in assoluto, credetemi, è troppo facile, è facile, c'è poco da fare. Allora, quindi niente che dire, trend follower continua perché abbiamo rotto questa zona di liquidità, adesso c'è da vedere, ecco, guardate, tra l'altro, pazzesco, perché abbiamo sul settimanale, è palese, sul settimanale questa è una zona, vedete, di inizialmente offerta, che era molto ampia, perché ci sono shadow qui, è molto, insomma, è stata molto attaccata in passato. È stata rotta con chiusura sopra, retest di tutta l'area e poi ricomincia a partire a rialzo, incredibile. Allora, un target per Ethereum ce l'abbiamo, teorico, di fine ciclo, ecco, 0.0554, questo qua, insomma. Ce n'è di strada da fare. Forza Ethereum, carico, ti voglio carico che io ti holdo alla grande. Sia holdato lato wallet, lato portafoglio, sia speculativamente, perché io mi ero beccato un bel long che dà tante soddisfazioni. Poi, Chainlink. Chainlink, oggi ha fatto una cosa... così, che non lo so, vi ricordate la zona, la entry area che avevamo definito qua sotto? Ecco, guardate che roba ha fatto oggi, l'ha presa e ha rimbalzato. Poi in realtà anche questa è una possibile entry area, quella in cui ci troviamo ora, 65.000-70.000. È nata qua, vedete, nasce qua, fa da cluster, poi supporto, poi viene testata, ritestata di nuovo, anche qui e così via. Insomma, è un livello importante. Adesso ci stiamo un po' lateralizzando dentro con, insomma, mi sembra che ci siano un po' di... dei trader da queste parti, così a occhio, perché guardate ste shadow pazze da una parte e dall'altra. Fatto sta che questa può essere vista come un'interessante area di accumulazione, a mio parere proprio ignorante, posizione possibilmente anticipatrice. E beh, che dire, lo stop loss poi è sempre qua sotto, quindi adesso mettere, cioè entrare qui con lo stop loss lì sotto forse è un po' sgradevole, però mettere lo stop loss qui, vedete bene che rischiate di perdere l'occasione della vita, visto che adesso è ipercompressa qua dentro, basta veramente un poco che ti schizza il prezzo da una parte o dall'altra, quindi attenzione agli stop loss stretti, ecco. Quindi io tenderei di più a metterlo qua sotto e a seguire. Io c'ho lo stop loss qua sotto, di fatto, e ero entrato tempo fa qua e oggi mi è stata fillata un'altra parte di posizione e quindi niente, andiamo avanti, vediamo un po' come andrà. E basta in realtà, perché queste sono le mie uniche altcoin. Allora, possiamo vedere anche Cardano. Vi ricordate il discorso del pool di offerta testardo? Spero di sì. E spero che qualcuno di voi ne abbia anche approfittato. Guardate, c'è anche qui, è stato da manuale. Break, un po' di lateralità, un po' di pesca di liquidità e poi via che si parte. Boh, niente da aggiungere. Adesso siamo al primo livello di resistenza un po' importante, 1.400, questo livello qua che nasce dal settimanale. Guardatelo qui che bello. Forza TradingView, ce la puoi fare, eccolo qua, tac, clusterino e via, quindi attenzione qua, prima resistenza, vediamo come si comporta. Nel frattempo è nato un cluster settimanale, 1050-1100, aggiungiamolo, ma sì, bene, tac, qua, salva. Poi, cos'altro possiamo vedere? Aave, qualcuno mi aveva fatto notare Aave, che cioè, di cosa stiamo parlando? Ma non lo so io, incredibile, vabbè, è la definizione di iperestensione anche lei, niente da dire, quindi vabbè, no, è abbastanza intoccabile, c'è un'area di ritracciamento, ma è lontana dal prezzo attuale, quindi non lo so, forse mi preoccuperebbe di più il fatto che l'andiamo a prendere che no, quindi purtroppo adesso il grafico di Aave è un po' intoccabile. È un peccato, vediamo sull'intraday, si offre, no, neanche sull'intraday, perché questa zona, non lo so, è una zona di rallentamento ma non di ritracciamento, niente da fare. Poi cosa possiamo vedere? Band, qualcuno mi chiedeva di Band ogni tanto. Band sta approcciando un livello che adesso fa la differenza, stiamo intorno ai 40.000, questa zona qua. Ok, quindi attenzione, perché se facciamo una bella rottura e l'andiamo a ripescare, insomma, potrebbe essere un bel costrutto di bottom tutto questo, quindi attenzione all'eventualità, ecco, perché potrebbe davvero valerne la pena.
Ma direi che non c'è altro da aggiungere. Abbiamo visto i grafici più importanti. Poi ecco, mi stavo dimenticando una cosa che vi volevo dire. Bitcashback in questo weekend, questo attuale, offre cashback doppio a tutti su tutti gli acquisti che vengono fatti. Per chi non lo sapesse, ci collaboro molto volentieri con Bitcashback. L'avete conosciuto sul mio canale, il ragazzo che l'ha fondato. È un sito che permette di fare shopping online su vari e-commerce, tra cui eBay, AliExpress, Unieuro, ce n'è tanti, sono veramente centinaia di negozi, dal loro sito e ottenere un cashback in Bitcoin, di cui tra l'altro loro pagano tutte le commissioni. Quindi voi fate l'acquisto direttamente sull'e-commerce, venite reindirizzati da Bitcashback, ma all'e-commerce, pagate lì e poi ricevete il cashback sul sito Bitcashback, lo prelevate quando volete, quando avete almeno 10 euro in Bitcoin. È un modo per guadagnare qualche Bitcoin senza acquistarlo facendo gli acquisti normali. Adesso non voglio tediarvi più di tanto perché poi potete vedere sempre il video che gli ho dedicato quando ho intervistato lui stesso, spiega come funziona, il modello che c'è dietro, eccetera, eccetera. Vi volevo solo dire, visto che oggi ci siamo sentiti, ciao Nicola, grandissimo, che in sostanza questo weekend danno una promo col cashback doppio, quindi se vi interessa approfittarvene potete farlo, e in più regalano una maglietta e un Bitcoin di plastica, quindi tipo, non lo so, ne avevo uno da queste parti, ma l'ho nascosto. Il suo è più bello perché è arancione, il mio è trasparente, e a chi ottiene almeno 50 euro in cashback, ma non solo questo weekend, ovviamente in generale, i primi che ci arrivano. Basta, niente, volevo farvi la scillata, vi lascio anche il link alla sua piattaforma perché davvero secondo me merita, al di là del fatto che ci collaboro, appunto ci collaboro perché secondo me, cioè, mi sembra una bella idea e è una persona in gamba, davvero, ve lo dico, senza nessun tipo di interesse personale. Bene, amici, questo è quanto. Purtroppo non abbiamo più tempo di stare a fare domande perché è 1:05, mamma mia quanto è volato il tempo. E vi dico, io vi saluterei. Ci vediamo lunedì a sto punto. Pensavo di poter, mi ci sono rimasto male, pensavo di poter guardare altre coin insieme a voi. Spero di avervi dato incuriosito, cioè dato qualche spunto sulle altcoin che ho visto di mia spontanea volontà. Se no, vabbè, sapete che potete sempre contattarmi su Discord, ci sono i nostri canali e così via. Altrimenti noi ci rivediamo live lunedì. Non è che passa molto tempo, lo sapete che alla fine siamo sempre qui lunedì ancora con i grafici, tra l'altro, e basta. Bene, vi faccio davvero un carissimo saluto, amici, vi auguro un buon weekend e speriamo che continui ad andare così il mercato, perché sta dando veramente tante, tante soddisfazioni. Buona serata e buon weekend a tutti.